La novità di questa mattina è che i delegati sono più di 1500 e quindi molti più di quelli che avevamo messo in conto, però bene, è un bene per la città, è un bene per Arezzo. E poi sono tutti visitatori privilegiati, voglio dire, sono sindaci di altrettante città italiane che forse da questo incontro con questa realtà urbana potranno trarre una voglia di avere con noi scambi di tipo culturale, di tipo turistico, di tipo anche istituzionale. Quindi secondo me questo è un evento che ha portato ad Arezzo qualche cosa che negli ultimi anni non c'era veramente stato. Avere il Presidente della Repubblica oggi, avere il Presidente del Consiglio e 6 ministri domani, avere il Presidente della Camera dopodomani diventa una pietra miliare della storia politica di questa città. È iniziata all'Arezzo Fiere e Congressi da 3 giorni di ANCI nazionale che farà della nostra città la capitale della politica italiana per 3 giorni. Al mattino l'assemblea elettiva presenti oltre 1500 delegati che ha rinnovato alla carica di presidente nazionale il sindaco di Bari, De Caro. I sindaci d'Italia rinnovano il loro presidente, i loro organi direttivi, i dirigenti, tutti quanti, diciamo a partire da tutti i livelli. Per noi è un momento importante per la nostra associazione perché diciamo, da qui scaturiscono quelli che sono poi i sindaci, gli incaricati di trattare con il governo, le regioni, con tutto quanto c'è da fare per ottenere quelle richieste, per dare risposte positive a quelle richieste che noi costantemente facciamo. La burocrazia e l'affastellarsi delle leggi, noi abbiamo bisogno di lavorare, di sentire la fiducia da parte delle istituzioni e quindi avere la possibilità di mettere in campo in tempi rapidi e senza troppa fatica quelle che sono le attività che i nostri cittadini ci richiedono. Questa è la grande sfida che abbiamo. Abbiamo una questione di risorse, fortunatamente negli ultimi anni il percorso dei tagli agli enti locali si è fermato, l'emorragia si è fermata, ma ancora dobbiamo tornare ai livelli dei tempi precedenti. Abbiamo ancora, chiederemo appunto con forza che ci vengano restituite almeno una parte di quelle risorse che non abbiamo più. Infrastrutture per la nostra regione ce ne sono alcune di fondamentali, da cui chiediamo appunto una spinta da parte del governo, e poi ancora cultura, turismo, che per la nostra regione e per le nostre città sono risorse fondamentali. Insomma, c'è molta carne al fuoco, molte sono le istanze da portare avanti, ce ne sono alcune più spicciole, proprio legate magari all'ultima finanziaria, altre come quelle della lotta alla burocrazia sono molto più lunghe, cioè vengono da un tempo maggiore, però insomma saranno le istanze oggetto delle discussioni di questi giorni. Troppa burocrazia, le opere non si sbloccano, noi abbiamo una Due Mari che ormai è lì ferma, verrà anche il ministro De Micheli. Sarà una delle occasioni per parlare al ministro, ma soprattutto a Conte, di quello che è il nostro, non dramma, ma insomma della nostra aspettativa delusa per 40 anni di un'infrastruttura che non si conclude, che poi l'istanza la porta al sindaco di Arezzo, ma l'istanza la porta all'Italia, cioè è l'unica trasversale che abbiamo nel centro Italia ed è fondamentale il suo completamento, è fondamentale per quello che oggi significa vivere un paese in cui la logistica, ma come in tutta Europa, ma potrei dire anche in tutto il mondo, ha preso il campo rispetto ai grandi stoccaggi di merce e di ricchezze. Nessuno fa più magazzino, tutti si muovono con i trasporti. E come si fa a metterci 4 ore per andare da Pesaro a Viareggio? Non va bene. E quindi non sono io soltanto che la chiedo, io divento portavoce di un'istanza nazionale che è quella di completarla. Non ci vuole poi tantissimo, se pensiamo alle risorse che questo Paese destina talvolta ad elementi anche di minore importanza, si possono trovare, è solo una questione di volontà politica. Spero che Conte domani mi stia a sentire, è una persona che conosco, è un collega universitario che conoscevo prima che diventasse Primo Ministro, i contatti ci sono e mi auguro che lui voglia mettere nella sua agenda questa importante priorità per il nostro territorio, per la Toscana e per l'Italia.